A Scafa, nelle aree dell'ex stabilimento Sama, passate in proprietà al comune, nascerà il nuovo distretto sanitario. 6.000 metri quadrati sono stati ceduti alla ASL di Pescara dal comune. C'è l'area, dunque, ci sono i finanziamenti e c'è dell'altro. Per esempio, questo distretto potrebbe essere utile anche alla costa ed è comunque un esempio in sé. Il tutto nell'ottica di non far pesare troppo sugli ospedali come si sarebbe dovuto già fare in passato. Sì, è vero, questo è l'elemento importante, innovativo e fondamentale, una sanità di prossimità e come voi sapete abbiamo già presentato un piano che è il PNR che si basa proprio sull'implementazione di servizi. Questa risposta che viene data a Scafa è perseguita anche in altri distretti? Quali sono i progetti? La risposta viene data in tutto l'Abruzzo, ci sono decine e decine, l'abbiamo presentato pochi giorni fa, decine e decine di case di comunità, ospedali di comunità, centri operativi territoriali e tanti altri servizi, milioni e milioni che si investono per acquistare nuove attrezzature, soprattutto quelle delle grandi apparecchiature diagnostiche. È l'inizio della riconversione dell'area ex industriale, l'area Italcementi. Un momento finale di un percorso che è iniziato 2 anni fa. Il tutto poi inserito con il raddoppio ferroviario, quindi con il potenziamento della stazione, e la stazione dista da quest'area 200 metri, quindi in 20 minuti si andrà e si tornerà da Pescara e quindi questo distretto sarà facilmente fruibile dagli stessi abitanti della costa. Il distretto sanitario di Scafa aveva dei finanziamenti per essere ristrutturato, si è ritenuto che era più favorevole per la collettività realizzare il nuovo distretto sanitario di Scafa e non ristrutturare e rappezzare l'esistente. A questo si aggiungono i finanziamenti del PNRR che trasformeranno altre strutture presenti a Scafa in veri e propri poliambulatori. Abbiamo sempre sostenuto che l'hub principale è l'ospedale civile di Pescara. Poi per quanto riguarda ovviamente la provincia di Pescara ci sono i distretti, gli ospedali di Popoli e Penne che devono avere una valenza fondamentale territoriale.